Grazie, buonasera a tutti. In realtà l'assessore probabilmente ormai avvezza a queste presentazioni, non se nemmeno accorda di probabilmente di averne già parlato di quello di cui volevo parlare io, per cui sarò ancora più breve. Per dirvi cosa, che diciamo con un certo contenuto, orgoglio, diciamo così, che quanto avevamo già in questa sede preannunciato in relazione ad un obiettivo che speravamo si concretizzasse già all'epoca in cui iniziavamo questo lungo percorso, addirittura nella stesura del capitolato per la gara del piano regolatore, ci auguravamo, ed è contenuto nelle premesse del capitolato, ci auguravamo di arrivare a scrivere queste pagine del piano regolatore in comune accordo con altre pianificazioni che dicevamo sarebbero arrivate in un tempo X da parte della stessa amministrazione comunale. E a cosa mi riferisco? Al fatto cioè che un piano regolatore, proprio in quanto strumento principe della programmazione di un ente, necessita per completezza di una serie di studi cosiddetti settoriali, come sono appunto il piano della mobilità urbana sostenibile che citava l'assessore, del piano della classificazione acustica, del piano energetico, di tutti cioè quegli strumenti che possono arricchire e dare completezza alle scelte che poi il piano determina da qui ai prossimi 15-20 anni, quando si diceva. E in effetti questa previsione che facevamo si è abbastanza sostanzialmente concretizzata in questi ultimi periodi, tant'è che ci ha consentito di iniziare un percorso di approfondimento e di concertazione all'interno dell'ufficio di piano con cui noi seguiamo il processo di piano regolatore, per la condivisione delle analisi e dei primi passi di questi strumenti. I professionisti sono tutti individuati, sono tutti professionisti esterni che hanno vinto le varie gare per questi strumenti, e con anche soddisfazione da parte dell'ufficio e degli stessi professionisti, credo, del nostro piano regolatore, hanno tutti dato un riscontro positivo al fatto di essere riusciti a trovarci proprio in questa situazione, perché è una cosa più unica che rara che si manifesti, non tanto perché noi siamo stati più bravi, ma perché siamo stati fortunati nel momento in cui le cose si sono concretizzate nella stessa temporalità, perché altrimenti avremmo dovuto comunque proseguire il nostro processo, magari un po' zoppo, un po' rabberciato cammin facendo. Invece così siamo in grado di farli proseguire insieme. Sarà comunque difficile e complesso mantenerli in linea, perché ovviamente le tempistiche magari sono leggermente differenti, però abbiamo già valutato che molto probabilmente, se non nello stesso identico periodo di tempo o comunque nella stessa seduta di consiglio comunale piuttosto che di giunta comunale, noi dovremmo arrivare alla fine dell'anno ad aver concertato le linee più importanti di sviluppo che consentono al piano di prendere atto delle scelte anche compiute sul piano della mobilità, sul piano della classificazione acustica, sul piano dell'energia, per completare l'opera del piano regolatore. Dico ancora due cose. In aggiunta stiamo seguendo e abbiamo già dato il via anche ad un'altra operazione che riguarda l'assessore prima parlava di questo strumento che passa sopra le nostre teste in termini di normativa, che è questo strumento dell'autorità di bacino che si chiama PAIL e che ci impone, all'atto della redazione di un nuovo piano regolatore, di ottemperare ad alcune prescrizioni. Una su tutte: il nostro territorio è stato classificato, come ben detto dall'assessore prima, con queste tre zone. Vero è che ci sono alcune zone sulle quali la stessa autorità di bacino, di concerto con la regione, che sono i due soggetti che hanno contribuito a pianificare questo strumento, e su alcune specifiche aree, non sono pochissime, hanno demandato allo stesso ente comunale la proposta di classificazione, in quanto su quelle aree non erano arrivati con i loro strumenti a definire correttamente il tipo di classificazione.
Allora noi sfruttando gli altri incarichi che per norma dobbiamo dare, perché voi dovete sapere che prima di arrivare all'adozione di un piano regolatore dobbiamo anche ottenere sulle proposte che andremo a fare il parere cosiddetto geologico della regione, e sfruttando questi incarichi quindi della parte idraulica e della parte geologica abbiamo subito messo in campo anche questa azione, e non più tardi credo di 2-3 settimane fa abbiamo inviato ai competenti uffici regionali la nostra proposta di classificazione per quelle aree, e adesso ne seguiremo il percorso, perché una volta fatto anche questo passaggio avremo veramente completato tutta la parte, diciamo così, anche procedurale importante del piano. Altro non mi sembra di dire, ringrazio e speriamo che questa complessità sia governabile in termini positivi, e credo che vi terremo aggiornati nel mentre continueremo questo processo e nelle varie fasi di incontri che seguiranno.